Quindi sarò particolarmente sintetico, visto anche l'orario, però direi che un po' la conseguenza di quanto abbiamo sentito finora è anche una presenza quale quella di Radici Cristiane. Nel numero che è in distribuzione in questi giorni, quello di giugno, c'è un intervento di Monsignor Ayer, Vescovo di Bayonne, Lescar e Loron, che invita sostanzialmente a non cedere, non bisogna cedere, lo diceva con chiaro riferimento alla situazione francese, con la forza delle manifestazioni di piazza per riaffermare l'importanza della vita e della famiglia, ma è evidente come vi siano tante piazze, non soltanto, tutte importanti allo stesso modo, non soltanto quelle fisiche, quelle geografiche, importanti come lo ha dimostrato anche la recente Marcia per la Vita di Roma. Ci sono anche altre piazze, sono quelle mediatiche. Oggi una grossa battaglia si svolge sul fronte mediatico ed allora è importante essere presenti con un'identità precisa, con delle radici precise, con una cultura precisa. Lo dice già il nome della rivista, Radici Cristiane. Importante la presenza quest'oggi assieme a Fede Cultura per iniziative come questa, perché iniziative come questa servono non soltanto a diffondere la rivista, cosa peraltro non disprezzabile evidentemente, ma soprattutto anche tramite questo a consentire alla rivista Radici Cristiane di poter trasmettere, di poter fare cultura e trasmettere quindi i valori e gli ideali cristiani in cui tutti ci riconosciamo e che anche per quanto abbiamo appena sentito rappresentano sostanzialmente l'unico antidoto rispetto a certe culture che vorrebbero massacrare, pseudoculture, che vorrebbero viceversa massacrare i nostri ideali, ma più ancora l'umanità che è in noi. Quindi ecco, una breve presentazione, Radici Cristiane, trovate tanti buoni spunti per poter proseguire e trovare forza anche per sentirci meno soli nel portare avanti la buona battaglia qui in Vita San Paolo. Io mi fermerei qui perché poi lascio spazio al professor De Matteo. Grazie cari amici, saluto Giovanni Zenone e ringrazio Ettore Gotti Tedeschi che ha parlato come può e deve parlare, prima che un banchiere, un economista cattolico quale lui è, e parto proprio dalla affermazione che è stato un po' il filo conduttore del suo intervento, cioè detto Ettore, la crisi economica è conseguenza della crisi della Chiesa. Io credo che questo sia assolutamente vero. Oggi anche i più ottimisti intorno a noi cominciano ad ammettere l'esistenza, la provano, la sentono tutti i giorni, l'esistenza di una crisi economica, ma ciò che ancora pochi comprendono è la natura di questa crisi, perché la crisi oggi è economica, è politica, ma è prima di tutto culturale e morale, e a monte è una crisi di natura religiosa. E dunque sarebbe illusorio immaginare manovre fiscali o economiche o riforme di tipo costituzionale come strumenti per poter risolvere questa crisi. Ciò che urge è una riforma della mentalità e dei costumi e prima di tutto una rinascita religiosa e spirituale. Ma il problema è chi promuove questa riforma, perché purtroppo esiste una crisi della Chiesa, o meglio una crisi nella Chiesa, un processo di demolizione, di autodemolizione che la investe. Proprio ieri avete visto sui giornali, cioè alla televisione, il Cardinale Bagnasco, il Presidente della Conferenza Episcopale, dare la comunione a due travestiti, celebrare i funerali di Don Gallo. Ecco, questi sono elementi tangibili, così concreti, dell'esistenza di una crisi. Io siccome sono stato, diciamo così, interpellato in privato su questo punto e poi per evitare di doverlo, diciamo così, raccontare, diciamo così, personalmente,
diciamo di solo testimonianza di un fatto diciamo di molto recente di cui diciamo di che ha toccato diciamo direttamente l'Agenzia di Informazioni e Corrispondenza Romana che dirigo. Come qualcuno di voi sa, nel novembre scorso un giornale francese, Charlie Hebdo, pubblicò una immonda vignetta, diciamo blasfema, in cui addirittura vi erano atti omosessuali compiuti all'interno della Santissima Trinità. E Corrispondenza Romana si fece promotore e promotrice di una raccolta di firme, furono raccolte circa quasi 4.000 firme che poi furono consegnate alla Santa Sede chiedendo che ci fosse un passo ufficiale, una protesta, un intervento diplomatico per protestare contro quello che era un oltraggio pubblico e inaccettabile nei confronti della Santissima Trinità, di Dio stesso. E questo passo, diciamo così, non avvenne, per vie private anche ci si fece sapere che era meglio, sia in quello che anche in altri casi, che era meglio non pubblicizzare lo scandalo con una denuncia giuridica o anche solo con una protesta verbale. In compenso fumo oggetto di una serie di un attacco hacker che ci oscurò il sito per qualche settimana. Quindi questa, diciamo così, è la linea quella, diciamo, di evitare in alcun modo proteste pubbliche e denunce. Basti pensare che oggi si trovano sul web una serie di siti dedicati tematicamente alla bestemmia, in cui sono elencati in questi siti i nomi divisi per paragrafi, i nomi di Dio, della Madonna, dei Santi, accompagnati ognuno dalle peggiori bestemmie. Sono una specie di filotea blasfema. E in questi siti i visitatori del sito vengono invitati a unirsi alle bestemmie, a suggerirne di peggiori per poi pubblicarle e poi a casa a recitare queste bestemmie anche 1.000 volte al giorno come le litanie. Però non c'è nessuno che pensa a ricorrere a un tribunale per oscurare questi siti, perché questo significherebbe pubblicizzare lo scandalo. Bene, il 3 aprile scorso Corrispondenza Romana ha pubblicato un articolo dal titolo Il dramma della sodomia nella diocesi di Roma, in cui si denunciava una situazione tragica ma purtroppo reale e documentata di sodomia nella diocesi di Roma e in particolare all'interno di un collegio romano. La settimana dopo è partita una querela di carattere penale da parte del collegio in questione e il Tribunale di Roma, che per casi del genere mette addirittura anni per dar seguito a una querela per diffamazione, e io ne sono testimone perché ho fatto già oltre presso lo stesso ufficio dello stesso tribunale oltre un anno e mezzo fa una serie di denunce per le offese, diciamo, subite all'epoca, diciamo, dello tsunami. Bene, questo tribunale in meno di un mese ha indagato, ha spedito la polizia postale, ha fatto approvare dal GIP, diciamo così, un intervento e prepara un processo, diciamo così, penale per aver denunciato questo fatto. In questo caso non è stata toccata né Dio, né la Madonna, né i Santi, ma delle persone ecclesiastiche che però, invece di reprimere il male che è all'interno dei loro istituti, vogliono reprimere chi lo denuncia. E questa è la situazione, questo dà l'idea, diciamo, del capovolgimento di fronte a cui noi ci troviamo. E di fronte a questa situazione, che è una situazione generalizzata di crisi della Chiesa globale, noi sappiamo che in ultima analisi solo una voce suprema, una voce solenne può por fine a questa crisi, ed è la voce del Papa, è la voce del Romano Pontefice, perché il Papa ha i mezzi, ha gli strumenti per farlo. Lo dobbiamo soprattutto al Beato Pio IX. Il Concilio Vaticano I ha definito come dogma di fede non solo l'infallibilità a determinate condizioni del Papa, ma anche il suo primato universale di governo, che non significa
che il Papa quando governa è infallibile, ma significa che è infallibile il fatto che lui, il Papa, e solo lui, ha la suprema autorità di governo. E dunque oggi urgerebbe una nuova professio fide, un nuovo sillabo in cui fossero analiticamente elencati e condannati in maniera infallibile, in maniera definitiva, irrevocabile, tutti gli errori del nostro tempo che serpeggiano soprattutto all'interno della Chiesa, in campo teologico, in campo filosofico, in campo morale. Ma neanche questo basterebbe, sarebbe necessario che oltre a un intervento definitorio di tipo dottrinale, il supremo pastore esercitasse in tutta la sua ampiezza, tutta l'autorità che gli compete, non solo questo potere di magistero, ma anche il potere di governo che gli deriva dal suo primato di giurisdizione, perché il Papa ha un governo supremo, plenario, illumitato, e quindi può esercitare, se vuole, questa potestas ecclesiastica all'interno della Chiesa anche con l'applicazione di sanzioni penali, come fece San Pio X all'epoca del modernismo. Questa è la situazione, cioè il Papa, se vuole, può porre, il Papa questo o altri papi, diciamo il Papa di principio, può por fine alla crisi, ed è per questo che oggi si vuole indebolire il papato. E come lo si vuole indebolire? Si vuole soprattutto indebolire l'istituzione, enfatizzando invece l'uomo, separando per così dire l'uomo dall'istituzione. Con il pretesto del magistero vivente si celebra sempre di più l'uomo e si deprezza sempre di più l'istituzione. Cioè, un tempo l'uomo tendeva a scomparire dietro l'istituzione, la liturgia di un tempo serviva anche a questa, per annullare l'uomo dietro l'istituzione. Oggi invece l'istituzione tende quasi a dissolversi mentre giganteggia la personalità dell'uomo. Ed è in questa prospettiva che dobbiamo leggere quello che è avvenuto, diciamo, in quest'anno, in quel mese tra febbraio e marzo, in cui abbiamo visto le dimissioni, l'atto di rinuncia di Benedetto XVI e poi tutto quello che è seguito fino all'elezione del nuovo pontefice, perché ciò che è stato rimesso sul tappeto è il problema di quella riforma del papato in senso progressista che oggi ci viene riproposta da teologi, da storici, da giornalisti, per condizionare anche le future scelte del papa attuale. Si tratta di idee non nuove, si tratta di idee vecchie, perché senza risalire al Medioevo già sono problemi che sono stati dibattuti all'epoca del Concilio Vaticano I, durante il modernismo e anche nel dibattito conciliare e post-conciliare. E che cosa ci viene detto? Ci viene detto che l'istituzione pontificia oggi non è più in grado di esprimere una classe dirigente adeguata ai tempi, le difficoltà che oggi attraversa la Chiesa sono paragonate alla fase finale della crisi del Cremlino all'epoca del crollo del muro, con l'idea sottintesa che dopo il comunismo sia destinato a crollare anche il suo nemico, il papato. E quindi la situazione oggi della Chiesa ci viene presentata come la crisi di un modello di papato, di un modello di governo ecclesiastico che sarebbe inadeguato al mondo del XXI secolo. E allora c'è chi propone di assegnare al papato una missione puramente profetica, c'è chi evoca l'ipotesi di un pontificato a termine e non più a vita, oppure chi vorrebbe rendere il papa solo un portavoce di tutti i cristiani, una figura meramente arbitrale, magari coadiuvata da una struttura ecclesiastica aperta, da qualche sinodo di tipo deliberativo. Il nemico di fondo è l'idea della sovranità pontificia, è l'idea di un papa infallibile con un potere di giurisdizione supremo e universale. L'obiettivo è quello di deistituzionalizzare il papato, recuperando una dimensione carismatica che poi sarebbe la dimensione carismatica non dell'istituto ma dell'uomo, e questo attraverso anche la riscoperta della collegialità
e quindi la necessità di enfatizzare la natura sacramentale dell'Episcopato, il ruolo eminentemente episcopale del Papa, il Papa come Vescovo di Roma ridotto a primus inter pares, questo per cambiare la forma del governo ecclesiastico seguendo la via della collegialità, si dice, indicata dal Concilio Vaticano II. In realtà ciò che è in crisi oggi non è in alcun modo il sistema di governo monocratico ereditato dalla tradizione, perché la Chiesa è per sua natura una monarchia, ma ciò che è in crisi oggi è proprio il modello di governo conciliare che ha espropriato, almeno di fatto, se non di principio, ha espropriato il papato dalla sua autorità sovrana per ridistribuirne il potere tra le conferenze episcopali e tra altri, diciamo, organismi come una segreteria di Stato che in questo momento ha un potere che mai, diciamo, era stato che mai aveva avuto nei tempi successivi. Allora in questa situazione è importante ritrovare una giusta teologia del papato ed è per questo che nella collana diretta da Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro, l'editore Giovanni Zenoni ha pubblicato in questi giorni un mio libricino sull'argomento. Non si tratta di atteggiarsi a teologi, ma si tratta, io credo, questo vale per ognuno di noi, di usare la ragione, di rileggere il catechismo, perché il problema mi sembra oggi è quello che viviamo non solo in una situazione di analfabetismo religioso, ma anche in una situazione di atrofia della ragione, cioè di rinunzia ad esercitare la ragione. Molti rinunziano all'uso della ragione per vivere un cristianesimo di tipo puramente fideista, ridotto a esperienza religiosa, spesso di carattere carismatico, di carattere straordinario, cioè invece di cogliere il soprannaturale nell'ordinario, si pretende che sia ordinario e normale il soprannaturale, quindi si va alla ricerca, diciamo, del carismatico, del soprannaturale, e questo comporta la fine dell'apologetica intesa come lo studio di quelli che sono i preamboli razionali della fede. La fede è ridotta a fideismo, ma chi rinuncia alla ragione in nome della fede perde prima la ragione e poi la fede, e per non perdere la fede bisogna rifondarla sulla ragione, quindi bisogna rileggere il catechismo. E quando il catechismo, mi riferisco soprattutto al catechismo antico, quello di San Pio X, comincia a dirci chi è Dio, Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, sono, diciamo, delle affermazioni che hanno un fondamento razionale e su cui la ragione si può esercitare. Chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è la seconda persona della Santissima Trinità, è il Figlio di Dio fatto uomo. E chi è il Papa, quello che più ci interessa in questo momento? Il Papa è il successore di San Pietro nel governo universale della Chiesa e il vicario di Cristo. Quindi ci dà questi due elementi su cui noi dobbiamo riflettere. Il Papa è il successore di San Pietro, perché una catena ininterrotta lo lega a San Pietro, principe degli apostoli. La Chiesa è apostolica, è una delle quattro note della Chiesa. La Chiesa è una santa cattolica e apostolica perché è fondata sulla successione ininterrotta dei suoi pastori, da San Pietro e dagli apostoli ai nostri giorni. Però il Papa, più che successore di San Pietro, prima che successore di San Pietro, è soprattutto vicario di Cristo, cioè tra tutti i titoli pontifici quello che più si addice al Papa è quello di vicario di Cristo, che è un titolo antico che risale, diciamo così, al quarto secolo. E il catechismo non ci dice che il Papa è vescovo di Roma, perché il titolo di vescovo di Roma che ha il Papa è una conseguenza del fatto che il Papa è vicario di Cristo, cioè il Papa è vescovo di Roma in quanto Papa e non Papa in quanto vescovo di Roma. La parola vescovo di Roma ci ricorda solo che l'origine dell'elezione papale che avviene da parte dei cardinali che rappresentano il clero romano, quindi indica che il pastore, diciamo così, universale è vescovo di questa Chiesa, ma diventa Papa
nel momento della accettazione, cioè nel momento in cui gli si chiede se vuole venire Papa e lui risponde diciamo di sì, diventa Papa. E se anche in quel momento il Papa per caso non fosse vescovo, o addirittura potrebbe non neanche essere sacerdote, sarebbe immediatamente Papa in quel momento e potrebbe esercitare la sua giurisdizione, e solo successivamente, come conseguenza logica e potrebbe essere anche cronologica, perché è avvenuto in alcuni casi che alcuni casi di papi che sono stati consacrati vescovi magari un mese dopo l'elezione pontificia, ma l'elezione di vescovo di Roma significa non tanto che diventa vescovo di una chiesa locale, ma significa che diventa in quel momento vescovo della chiesa universale. La formula quindi che noi dobbiamo recuperare è soprattutto quella di vicario di Cristo. Vicario di Cristo, che è una formula più giusta e più precisa di quella di vicario di Pietro, perché, perché il Papa è il successore di Pietro, ma è il vicario di Cristo. E la presenza simultanea di due vicari di Cristo sarebbe contraria al diritto divino della Chiesa. Non ci sono due vicari di Cristo, ce n'è uno. Cristo ha un solo vicario. In questo momento il vicario di Cristo è il Papa Francesco. È per questo che molti teologi e canonisti hanno sottolineato l'inopportunità del titolo di Papa emerito assunto da Benedetto XVI. Perché può contribuire, può creare una confusione. Ma la parola di Cristo è importante, di vicario di Cristo, è importante perché ci fa capire che nella Chiesa coesistono, per così dire, due poteri che non interferiscono l'uno con l'altro, cioè il potere di Cristo e il potere del Papa che ne è il vicario. Perché Cristo, potremmo dire, associa a sé nel governo della Chiesa il Papa, ma mentre Cristo è la fonte, è il mandante perenne di questo potere, il Papa esercita questo potere come un mandatario pro tempore. E questo è importante perché il termine vicario di Cristo non esprime solo la potestà suprema di giurisdizione del Papa che rappresenta Cristo per suo mandato, ma esprime anche i limiti di questa giurisdizione. Il Papa, la giurisdizione del Papa ha dei limiti che non nascono da una pretesa collegialità, perché sappiamo che il potere del Papa è pieno, illimitato e universale, ma derivano solo da ciò che il termine vicario esprime, perché è Gesù Cristo e lui solo il fondatore, il capo, il padrone della Chiesa, non è il Papa il capo, il padrone della Chiesa, e quindi è a Gesù Cristo, prima che agli uomini che lo rappresentano, che dovranno obbedire i fedeli nel caso, auguriamoci quanto mai raro ed eccezionale, in cui dovesse per caso avvenire una defezione della suprema autorità nel campo della fede e della morale. È chiaro che quando parliamo della possibilità di una defezione parliamo di un caso di eccezione, ma noi con la ragione dobbiamo studiare anche la possibilità dei casi di eccezione. Perché oggi le ipotesi di una riforma del papato, c'è un libro del vaticanista morto recentemente, Zizola, proprio dal titolo La riforma del papato, vengono elaborati questi casi di riforma del papato proprio a partire dall'esame di circostanze di emergenza, quali potrebbero essere l'ipotesi di un'elezione dubbia o invalida, l'ipotesi di un papa eretico, l'ipotesi di un papa che perda l'uso della ragione. E Zizola dice, dal suo punto di vista, quello progressista, tutte queste fattispecie erano state freddamente esaminate dai teologi e dai canonisti medievali. Noi dovremmo ritrovare questa freddezza, questa obiettività con cui i padri della Chiesa, i teologi e i canonisti medievali studiavano ed esaminavano anche casi di eccezione. E oggi invece la Chiesa è purtroppo disarmata dal punto di vista teologico e giuridico per affrontare queste eventualità di eccezione. Ed è per questo che io voglio sottolineare questo fatto, che secondo me è molto importante nel tempo presente, che il potere del Papa è supremo, ma non è illimitato e arbitrario, perché il Papa, come ogni fedele, deve
rispettare la legge naturale e divina di cui è per mandato divino il custode, cioè il Papa non può ad esempio né mutare la regola della fede, non può mutare la divina costituzione della Chiesa, così come un sovrano temporale non può cambiare le leggi fondamentali del suo regno. E questo lo dico, diciamo, in uno spirito non di critica, ma diciamo di amore profondo verso il papato e verso la sua istituzione, perché se è vero che il papato non è un principato politico secolare, ma è una istituzione umano-divina, come l'unica persona di Cristo che è il suo capo, che è il suo fondatore, noi non possiamo neanche limitarci ad ammirare da un punto di vista astratto, teologico, questa struttura architettonica, ma la nostra volontà è chiamata ad amare quel bene che la ragione ci presenta come vero, soprattutto quando nel caso del papato rappresenta il bene più alto a cui la società possa ordinarsi, perché non c'è più bene più alto della Chiesa e il papato riassume la Chiesa. E quindi non basta studiare il papato, occorre amarlo, occorre avere una devozione verso il papato. La devozione verso il papato costituisce una parte essenziale della vita cristiana e questa devozione al papato va sviluppata soprattutto nei tempi attuali in cui questa istituzione è scossa delle tempeste. Però amare il papato non significa amare l'uomo, ma significa amare l'istituzione, significa gridare viva il Papa, non viva Benedetto o viva Francesco. E nei tempi di eccezione come quelli che viviamo, bisogna vedere dietro il Papa Cristo stesso, come faceva Santa Caterina da Siena, quando i papi stavano ad Avignone, non riteneva che fossero ispirati dallo Spirito Santo nella loro scelta di risiedere ad Avignone, riteneva che sbagliassero, che fosse necessario che i papi ritornassero a Roma. Era mossa Santa Caterina da Siena da quel sensus fidei che è quello a cui dobbiamo ricorrere nei tempi difficili, perché è un senso il sensus fidei, un senso della fede che esiste presso tutti i credenti, anche presso i peccatori, anche se evidentemente chi è in grazia di Dio ne ha una penetrazione più profonda, ma è questo senso della fede, questo senso comune cattolico, non è altro che la ragione naturale illuminata dalla grazia dello Spirito Santo, quella grazia che noi riceviamo con il battesimo e la cresima, e sono questi sacramenti, il battesimo e la cresima, che ci infondono il sensus fidei, che non ha niente a che vedere con il sentimento religioso di tipo modernista o di tipo carismatico, condannato da tante encicliche come la Pascendia o la Humani Generis. Fu proprio questo sensus fidei, fu questo amore bruciante per il papato a spingere Santa Caterina da Siena a invocare il ritorno dei papi da Avignone, così come un sensus fidei, un amore per la Chiesa non meno intenso spinse ad esempio coloro che nel XX secolo proclamarono la loro resistenza all'Ostpolitik Vaticana e che oggi si interrogano sulla inquietante evoluzione della Chiesa conciliare, non esitando, se necessario, a mettere in discussione anche il Concilio Vaticano II. È questo sensus fidei quello che, di fronte a episodi come quello del Cardinale Bagnasco, che dà la comunione di una lussuria, suscita in chi è sinceramente credente un moto, diciamo, di spontanea protesta. Vado verso, diciamo, la conclusione. Abbiamo iniziato dicendo che la crisi è religiosa, che la soluzione è religiosa, e dunque è chiaro che il problema interpella in primis le autorità ecclesiastiche e soprattutto il Papa. Però questo non significa che le autorità ecclesiastiche e solo esse abbiano la chiave della soluzione, perché più in alto delle autorità ecclesiastiche e di ogni autorità umana c'è Dio, creatore del cielo e della terra,
c'è Gesù Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, fondatore e capo della Chiesa. E sarà Dio certamente a intervenire per risolvere la situazione attuale, perché solo Lui può tutto, quello che noi possiamo è ben poco, è pochissimo. Però la provvidenza ama servirsi dei pani e dei pesci, e io credo che noi dobbiamo essere quei pani e quei pesci che la provvidenza può moltiplicare, non tanto e non solo nella quantità, ma anche e soprattutto nella qualità, perché non è necessario essere numerosi, essere potenti. Dio ama i deboli, ama gli umili, non ci chiede la forza, quello che ci chiede è l'integrità e la purezza della dottrina, l'integrità e la purezza della vita, la coerenza tra la vita e le idee, perché tanto più le idee sono intransigenti e devono esserle, e tanto più dobbiamo poi essere esigenti anche sul piano personale. E noi non siamo il Papa, ma ci rivolgiamo al Papa, amiamo il papato, e quello che possiamo fare è dimostrare il nostro amore per il Papa e per il papato, proclamandone il diritto, esaltandone il primato e il ruolo nella società, desiderare che questo primato sia esercitato in tutta la sua forza. Nel Papa quindi vediamo Cristo stesso, il dolce Cristo in terra, come Santa Caterina, ed è per Cristo in terra che combattiamo, come fecero i Cristeros in Messico. E permettetemi di ricordare in conclusione anche come un possibile protettore quella veramente bella figura del beato José Sánchez del Río, un bambino di 12 anni che però con la sola innocenza e logica ferrea dei bambini sfidò la rivoluzione laicista. Voglio dire che le battaglie non ci spaventano, o meglio, ci possono spaventare, ma quando ci spaventano ci rifugiamo veramente nel cuore immacolato della Madonna, che alla fine di tutte le prove e di tutte le difficoltà trionferà. E questa è una promessa infallibile, perché è una promessa divina, perché gli uomini possono sbagliare, ma la Madonna non si inganna e non mente. E Giovanni Zenone ha ricordato Giovanna d'Arco, e Giovanna d'Arco sul rogo gridava: le voci non hanno mentito, le voci che l'avevano ispirata alla sua missione. E noi possiamo ripetere: la Madonna non mente quando annuncia il trionfo del suo cuore immacolato, ci ha promesso la vittoria, e lei può ciò che noi non possiamo. Non ci chiede la forza, ma ci chiede la fede e la fiducia. Non ci chiede solo la fede e la fiducia, ma ci chiede anche l'azione e la lotta. Ed è quello che facciamo ogni giorno, anche oggi, che continueremo a fare con l'aiuto di Dio. Quindi io credo che dobbiamo vivere giornate come quella di oggi come un campo militare. Giornate come la marcia per la vita, che è stata ricordata, come battaglie vittoriose. E se c'è un augurio che faccio per primo a me stesso e poi a tutti noi, è quello di vivere nello spirito di quei cavalieri templari che nelle battaglie che ingaggiavano facevano il voto esplicito e formale di non retrocedere. Che questo sia veramente, diciamo così, l'augurio per ognuno di noi nelle prove che ci aspetteranno nei tempi futuri. Grazie.